La sera, mentre faccio coroncine, tengo la tele accesa su tutta una sfilza di film americani sul Natale, uno più deficiente dell'altro, ma nei quali nevica da matti, ci sono le renne e i tetti delle case rifulgono di lampadine colorate. Ogni giorno spargo per la casa un segno del Natale. In cucina il vassoio con le renne dipinte, un mazzo di pongitopo con qualche bacca rossa in sala, una candela nell'ingresso. Fra poco farò l'albero e il presepio, sempre ispirandomi alle casette dei film americani. Mi dedico con amore al mio giardino, perché, come già ho detto, mi piace vederlo crescere e rinnovarsi, a dispetto del clima bizzarro, del terreno magro, delle cure scarse. Mi piacciono l'attesa e la sorpresa, esattamente come per il Natale. Una volta, durante le feste, ho lavorato da un fioraio alla moda e parte del tempo lo impiegavo ad addobbare gli abeti di ricche signore, intrappolate in così tanti impegni da non poter preparare loro stesse l'albero di Natale. Che tristezza, lasciare in mano a estranei un compito così dolce e intimo, come comprare un gelato e chiedere a un altro di mangiarlo per te. Il cielo è azzurro come uno zaffiro e io continuo a ripetere con il maggior tatto possibile ai bambini che è molto difficile che nevichi per Natale. Ci siamo consolati spargendo sul presepio, abbellito dai freschi cuscinotti del muschio, chili di borotalco. Natale è passato e io ho un mucchio di doni nuovi scintillanti, una bella stanchezza addosso e un po' di splendida festività. È la settimana più balorda dell'anno, sospesa tra passato e futuro, tra vecchio e nuovo. Non mi va di far nulla, Giulia e Sebastiano sono lontani in vacanza, i miei nipoti a sciare in montagna. Il vivaio è chiuso fino all'Epifania e penso che me ne starò a sentirmi un po' infelice e abbandonata e a leggere i nuovi libri ricevuti, amorevolmente impilati sul comodino da notte. Per Natale ho regalato a Stella un bellissimo volume di composizioni con i fiori, così la smetterà di scocciarmi tutte le volte che deve regalare un mazzo. Sulle piante, sui fiori e sui giardini è già stato scritto tutto. Quando un'amica mi chiede di insegnarle qualcosa di floreal botanico, le indico il titolo di un buon libro, come quello che ho comprato per mia sorella, con illustrazioni da cui si possa trarre spunto, o meglio ancora copiare, come sto facendo io in questi ultimi giorni dell'anno. In cui mi ritrovo ad aver esaurito completamente le risorse intellettuali, con le coroncine e i vari centri tavola natalizi, e devo inventarmene altri per il prossimo maledetto Capodanno. Già, domani è Capodanno, e una rastrellatina in cortile non ci starebbe male.